C'è un mestiere, quello del pilota di Formula 1, che basta averci provato e te lo mettono sulla carta d'identità come lavoro ufficiale. Quindi i veri requisiti sono trovare una scuderia che se la passa molto male, arrivare con una bella valigia di contatti e tac, sei un pilota di Formula 1. Ed è così che è iniziata la carriera del grande Claudio Langes, che con una valigia di soldi nel 90 si è comprato il posto sulla Eurobrun. Uno di quei talenti che in confronto Stroll sembrerebbe Ayrton Senna. Eh già, perché il nostro Claudio non ha mai partecipato a un Gran Premio, ha tentato solo 14 volte di passare le prequalifiche, senza successo. Facendosi rifilare 6 secondi a giro di media da Moreno, il suo compagno di squadra, ma delle volte arrivando anche a 18 secondi. E così il povero Claudio, povero non direi perché i soldi li aveva, è riuscito a non vedere mai il semaforo verde. Degna conclusione della sua carriera, si è dato alle vetture turismo e anche lì non ha mai raggiunto neanche una volta un podio. Ciao Claudio.